assicurarsi che nello switch on il jumper sia in posizione slave. Il jumper deve lasciare libero questo pin. Premere per 5 secondi il pulsante A dello switch on. I LED 1 e 2 inizieranno a lampeggiare in rosso. Lo switch on è ora in modalità ricezione. Premere contemporaneamente il tasto on off e freccia in basso per 10 secondi. In questo modo entreremo nel menu impostazioni del cronotermostato. Scorrere le voci del menu con il tasto on off fino al parametro Remote Config. Premere il tasto on off per 10 secondi per attivare la configurazione. Sul display comparirà la scritta Remote Config On. Premere nuovamente on off per entrare nel sottomenu. Sempre con on off scorrere le voci fino al parametro Search Remote. Premere il tasto on off per 5 secondi. Sul display comparirà una clessidra. Il cronotermostato sta ora cercando lo switch on, che avevamo precedentemente messo in ricezione. Una volta trovato, configurerà automaticamente la comunicazione. Se l'operazione è avvenuta con successo, nella schermata principale comparirà il simbolo di infinito, ad indicare la corretta comunicazione tra Wi-Time e Switch On.